campagna finanziata con il contributo dell'Unione europea e dell'Italia. Regolamenti dell'Unione europea 611 e 615 del 2014. L'attività agricola nell'area del lago di Garda ha sì il compito di produrre, in particolare l'olivicoltura, mantenere pregevole l'ambiente e contemporaneamente, considerata la vicinanza di oliveti, abitazioni e alberghi, risultare affidabile per cittadini e turisti. Di questo si è trattato nell'incontro organizzato dall'amministrazione comunale di Torri del Benaco in collaborazione con l'AIPO, l'Associazione Interregionale Produttori Olivicoli. Stefano Ricotra, sindaco di Torri del Benaco. Anche quest'anno è una, chiamiamola, nuova puntata, ma sicuramente un intervento di interesse per quanto riguarda l'olivicoltura compatibile in questo territorio. Sì, allora è la terza edizione, facciamo pian piano dei passi giganti, ma la cosa importante è cominciare a portare la tradizione dell'oliva, che significa cultura, spiegazione, cura territorio, ma la cosa più importante è la nostra economia, perché è un'economia da portafoglio, ma è un'economia turistica. Ecco, i turisti vogliono sì l'acqua pulita, vogliono il lago, vogliono l'ambiente diciamo caratteristico del lago, ma vogliono anche dei prodotti tipici. Giusto, e l'olivo è questo. La cosa importante è che noi vogliamo far partire da Torri, e qui ringrazio anche i miei colleghi sindaci che sono stati presenti eh, stasera, ma anche AIPO che è la, eh, la regia e coloro che proprio si mettono anima e corpo su questo progetto, che poi alla fine è la sicurezza del nostro ambiente, portando in primo piano queste piante agrarie che sono il nostro olivo. Ma l'olivo è la nostra natura, è, nostra, è la nostra crescita, è la nostra storia e l'olivo deve essere protetto. L'olivo deve essere protetto, ma gli olivicoltori devono avere una giusta considerazione anche di natura economica. Sì, sono cose che devono andare parallele e avere un punto di ritrovo, ma la cosa fondamentale è che entri nella testa di tutti noi cos'è l'olivo, la sua storia, il suo presente ma il nostro futuro. Perché il turista oggi eh, non viene sprovveduto, sa, sceglie il lago di Garda, sceglie la sponda veronese a confronto di altre sponde perché sa com'è il nostro ambiente e lo dobbiamo tutelare. Quindi c'è un futuro per il turismo ma un futuro anche per l'olivo. L'economia del, del nostro territorio è data, dalla... io la chiamo la Pozzangara Grande, il nostro lago di garda, dalla nostra entroterra, che è la nostra collina, la nostra, la nostra terra in, in, in concetto astratto, ma la cosa importante è che l'olivo è ehm, diciamo, la nostra anima gemella, è quello che ci accompagna in quella che è la nostra vita di famiglie, perché ci sono parecchi eh, agricoltori e ci sono parecchi che hanno anche lobby del coltivare l'oliva, ma la cosa importante è che l'oliva assieme alla comunità e assieme al turismo fanno il lago di Garda. Andrea Bertazzi, presidente Consorzio Olio Extravergine d'oliva Garda Dop, un prodotto qui sul Garda che è noto e conosciuto non solo qui ma in tutta la provincia ma anche, eh, anche all'estero diciamo. Però nei confronti del consumatore ha ancora bisogno di essere spinto. Sì, è proprio conosciuto soprattutto quasi all'estero più che a livello locale. L'olio è un prodotto eccezionale, un importante ingrediente per la cucina, soprattutto il nostro olio del garde che ha delle caratteristiche uniche nel suo genere, di equilibrio, è gradevole, è leggermente amaro e piccante. Bisogna istruire il consumatore e far capire cos'è un olio di qualità, un olio buono e far capire che nell'olio deve ritrovare queste caratteristiche. E spesso il consumatore cerca e eh, acquista un olio che costa poco perché dà poco valore all'olio come ingrediente e non si rende conto che invece l'olio di qualità è quello che ha delle caratteristiche organolettiche e anche gustative. Quindi, non solo un'agricoltura compatibile con il territorio, ma anche una promozione del prodotto. Esatto, sì, perché noi abbiamo un, un turismo eh, che è fatto non solo di eh, turisti che vengono per godersi il lago, ma soprattutto per vivere il territorio e per consumare i prodotti del nostro territorio, cioè la così tanto decantata enogastronomia. Oggi abbiamo turisti che cercano il contatto con il produttore, le visite non solo nelle cantine, ma soprattutto nei frantoi e negli oliveti e l'assaggio diretto del prodotto perché vogliono capire com'è il prodotto. Qui sul lago di Garda eh, trattare gli olivi è difficile e prima di trattare bisogna sapere cosa si va a fare, quindi è indispensabile monitorare la situazione. Certamente il monitoraggio è, a base, è alla base della tecnica di eh, coltivazione perché in questo modo riusciamo a dare quelle sicurezze alimentari ai, a, ai consumatori del nostro olio del lago di Garda. E, pensate che a Torri, 3.000 abitanti, ci sono 70.000 piante di olivo. Quindi, 25 piante per ogni abitante, quindi è un contesto particolare, un contesto abitativo, non possiamo altro che fare un'agricoltura rivolta al rispetto ecologico ambientale. Quindi i trattamenti devono essere trattamenti ad hoc? Devono essere trattamenti mirati al controllo dei fitofagi, quindi dei parassiti, animali vegetali dell'olivo, con prodotti ammessi sia in agricoltura biologica sia anche in agricoltura convenzionale. Ecco, ma da un punto di vista pratico, questo monitoraggio come avviene? Il monitoraggio attraverso, avviene attraverso la rete di tecnici che abbiamo sul territorio che settimanalmente va a verificare nei quei che sono gli oliveti campione quella che è la presenza della malattia. Quindi a seguito di questi controlli possiamo redare quelli che sono i nostri bollettini fitosanitari. E con questo eh, chi viene a fare turista sul lago può stare tranquillo. Può stare assolutamente tranquillo perché noi vogliamo rispettare l'ambiente, vogliamo rispettare le persone che vengono a trovarci e quindi cerchiamo il più possibile di mantenere questo ambiente anche per le nostre generazioni future. Enzo Gambin, direttore AIPO, sul lago di Garda oggi un convegno che riguarda la fattibilità di trattamenti dell'olivo in un ambiente di notevole turismo. Vi sono dei prodotti che sono perfettamente compatibili. Abbiamo portato la nostra esperienza su una difesa fitosanitaria che fa uso con prodotti non di sintesi. Abbiamo parlato questa sera della zeolite, un minerale che ha la capacità di andare a creare una difficoltà per la mosca di ovo deporre, ma anche di andare a creare un ambiente ostile per parassiti fungini. Unendo Pertanto questa azione di difesa dell'olivo eh, sia per parassiti animali sia per parassiti vegetali con questa zeolite si dà la possibilità all'olivicoltore di utilizzare prodotti che non hanno nulla di eh, impattante sull'ambiente. Questo aspetto è importante perché il territorio del lago vive sì di olivicoltura ma anche molto di turismo. Pertanto serve una sicurezza estrema nei trattamenti. Beh, beh, prima di tutto dobbiamo considerare che l'olivo è una pianta agraria, pertanto va difesa perché deve produrre. Dopo in questa attività di difesa vanno oculatamente scelte tutte quelle forme eh, agronomiche e fitosanitarie utili a mantenere la sanità, prima di tutto, dell'operatore, della cittadinanza e de, dell'ambiente, ma anche a dare un prodotto che sia sano dal punto di vista proprio dell'igiene eh, sanitaria, ma che sia anche di qualità. Non dobbiamo creare la psicosi che la difesa fitosanitaria è un danno nei confronti della cittadinanza, ma è un beneficio per l'ambiente è un beneficio anche nei confronti del consumatore, perché? perché? un prodotto che è difeso ed è difeso correttamente porta sulle tavole anche un olio, un prodotto agroalimentare sano e tutto deve nascere da una corretta attività di coltivazione ma e da una scientificità dei trattamenti fitosanitari adduati da tecnici specializzati. Quindi, qui sul lago i binomi lago-turismo, ulivo e olio, prodotto caratteristico turismo, eh, devono convivere. Beh, naturalmente, ecco, diciamo così. L'attività agricola deve comunque convivere in ogni ambiente, particolarmente in quest'area qua, nell'area lacustre dove eh, l'industria turistica è particolarmente importante. Si deve mantenere l'ambiente bello, per mantenere l'ambiente bello bisogna salvaguardare le piante che diano eh, pregevolezza paesaggistica, che diano ottima produttività e che devono anche la sicurezza per i cittadini, perché gli olivi qui sono con termini alle abitazioni. Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia. Regolamenti dell'Unione Europea 611 e 615 del 2014.